Catania, cittadini cinesi, arrestato poliziotto della questura di Treviso, con lui altri tre in manette. Nuova eccezionale ondata di profughi nella Marca, oltre 100 in una settimana, tra oggi e domani 50 gli arrivi. Un'invasione gestita da Roma, presto risuonerà il no del Veneto, il commento agli sbarchi in regione di Luca Zaia. Pedonalizzazione, i commercianti di Treviso sul piede di guerra e pronti a manifestare sotto il municipio il loro dissenso. Rilanciare il commercio con eventi culturali e mostre è la proposta invece della candidata presidente del PD Moretti. Ha tentato di violentare una detta delle pulizie, ha arrestato un 51enne trevigiano con precedenti per atti osceni. Flash mob di protesta della scuola anche in città, precari insegnanti in piazza contro la riforma del governo Renzi. Riconoscimenti di Treviso fior di città, tra le polemiche a Palazzo Rinaldi premiato De Vracchi, anche però non c'è per un disguido. Buonasera dalla redazione di TG Treviso, in apertura dunque l'operazione di Polizia e Procura di Venezia che ha permesso di sgominare un'organizzazione che si faceva pagare migliaia di euro da cittadini cinesi per far ottenere loro illegalmente il permesso di soggiorno. Quattro gli arrestati, c'è anche un poliziotto della questura di Treviso. 3.000 euro per rilasciare a cittadini cinesi permessi di soggiorno di lungo periodo. Un poliziotto della questura di Treviso, il 52enne Ivano Torresan, è stato arrestato dai suoi stessi colleghi, in manette anche due cinesi residenti ad Altivole di 38 e 39 anni, ritenuti i procacciatori dei clienti. Arrestato infine anche un commercialista di Reggio Emilia, il 40enne Camillo Aceto, che produceva la falsa documentazione necessaria a fornire agli immigrati i requisiti necessari per ottenere il permesso. Si trattasse di finti contratti di locazione o di lavoro o di attestati di buona conoscenza della lingua italiana. I quattro sono accusati di associazione a delinquere finalizzata all'immigrazione clandestina, corruzione e falso. È stata, devo dire, una intuizione della questura di Treviso. Ha avuto qualche sospetto, ha fatto delle iniziali verifiche, degli iniziali controlli, dai quali è emerso che alcuni permessi venivano rilasciati in assenza dei documenti richiesti dalla legge. Polstrada, volanti, poi l'ufficio immigrazione, in questura colleghi sotto shock per l'arresto dell'assistente capo Torresan, considerato un poliziotto modello. Già nel maggio del 2013 però si era notato che qualcosa non andava. Questa ripetitività del dipendente di ricevere pratiche solo da una certa parte, cioè cittadini cinesi, per cui abbiamo individuato un dipendente che potesse attenzionare, e dall'esame della documentazione ci siamo resi conto che c'erano delle anomalie nella presentazione dei documenti o gli stessi documenti erano mancanti ma risultavano presenti. 289 le pratiche irregolari accertate. A carico degli intestatari, un centinaio gli indagati, sono scattate denunce ed espulsioni. Per ottenere illegalmente il permesso pagavano migliaia di euro. Tra 2 o 3 mila euro, ma è una forchetta che è una media ponderata a secondo se mancava il documento, se il documento era da alterare, cosa, questa somma era variabile. 3 mila era la media ponderata. E ora parliamo di profughi, perché ne sono attese decine e decine questa settimana nella Marca, consistenti arrivi sulle coste italiane. Sentiamo il servizio di Anna Maria Parisi con lo sfogo del governatore Luca Zaia. Prefettura di Treviso al lavoro fino a tardi per trovare una sistemazione alla nuova ondata di profughi in arrivo nella Marca. Sembra siano destinati a crescere gli annunciati 80 previsti per la settimana. 26 migranti giunti stamani e ospitati in 20 al dormitorio di Treviso in via Pasubio, con i restanti 6 al CEIS di Vittorio Veneto. Altri 21 gli arrivi previsti entro domani, e così per ogni giorno della settimana, con Donaldo Danieli, parroco di Paderno di Ponzano, che preventivamente fa sapere di non poterne ospitare alcuno, considerati gli eventi in programma da tempo nel palazzetto dietro la chiesa. E sull'emergenza che avanza e non si arresta interviene anche il governatore uscente del Veneto e candidato della Lega Nord alla presidenza in regione, Luca Zaia. È invasione gestita da Roma in dispregio delle autonomie locali scavalcate da governo e prefetture, dice Zaia. C'è da restare sbigottiti, continua. Il no del Veneto è realista, non razzista. Rimane forte e chiaro, e presto lo si sentirà risuonare. Il Veneto si sta velocemente avvicinando a quota 10.000, dice Luca Zaia, e a nulla sembrano valere le gravi difficoltà, anche semplicemente logistiche, che vengono sempre più frequentemente e inutilmente segnalate da comuni, cittadini e organizzazioni del volontariato, conclude Luca Zaia.
Veniamo alla campagna elettorale per le elezioni regionali, rilanciare il commercio attraverso un piano di incentivazione delle attività economiche nei centri urbani è la proposta di Alessandra Moretti, candidata del Partito Democratico alla presidenza del Veneto. Migliorare le performance del turismo sfruttando la leva della cultura e potenziare l'integrazione del trasporto pubblico tra gomma e rotaia in maniera da recuperare il gap del Veneto rispetto ai grandi centri europei. Tre i punti del programma elettorale di Alessandra Moretti, candidata democratica alla presidenza di regione. Promette a commercianti e artigiani veneti di aprire un bando a loro dedicato su base annua che farà ricadere sulle città i finanziamenti previsti dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, il cosiddetto FESR. Finanziamenti, dice Alessandra Moretti, dedicati a chi voglia rinnovare un locale in centro storico o aprire un'attività commerciale. Per Alessandra Moretti il degrado si sconfigge nella misura in cui si fanno vivere strade e piazze animate da eventi e mostre culturali. E ora veniamo proprio al braccio di ferro tra i commercianti di Treviso e l'amministrazione di Casugana, con gli esercenti pronti a manifestare sotto il municipio se non verranno ascoltati. È stato chiesto e progettato di esporre su tutti i negozi della città una locandina che porterà i disagi che questi nuovi processi ZTL ci stanno comportando. Non nascondo che potremo arrivare anche ad una manifestazione sotto Casugana. Commercianti pronti a manifestare sotto il municipio contro la pedonalizzazione. In 150 la nuova riunione indetta dall'associazione Rivivere Treviso, che continua a chiedere al comune la sospensione delle nuove zone a traffico limitato prima di chiudere la città, va rilanciata dal punto di vista della proposta turistica e dotata di un parcheggio multipiano all'interno delle mura, una posizione su cui il dialogo si è arenato e i toni sono andati ben sopra le righe. Noi ad oggi non vogliamo assolutamente più scendere a chiacchiericci di strada o a Stoccate o ad accuse personali, vogliamo arrivare ad un fatto. Cerchiamo ancora la concertazione assolutamente, basta che questa ci venga concessa e per questo veramente chiedo il rispetto per il dissenso motivato che noi portiamo avanti. L'associazione vuole proseguire le trattative col comune, ma partendo, dice il presidente, dai risultati che la chiusura di via Campana e piazza San Vito hanno già prodotto. C'è la certezza di un negozio che San Vito chiuderà la settimana prossima, uno certo con due dipendenti e uno in procinto, per cui sono segnali forti che a noi danno assoluta preoccupazione. Quanto ai varchi elettronici, i commercianti sono contrari. No ai varchi elettronici, perché non li riteniamo assolutamente un deterrente a quello che è il fruitore esterno alla città. Disposto a continuare a mediare il sindaco Manildo, determinato però a portare a casa il progetto pedonalizzazione. Questo cambiamento che stiamo cercando di fare tutti insieme, lo sapevamo che non è una cosa facile, quindi è giusto che ci siano anche dei momenti di confronto e che magari si debba ritornare a ridire le stesse cose due o tre volte. L'importante è però avere degli spazi di confronto veri in cui si guardano con onestà intellettuale le cose, non si cercano dei capri espiatori, ma si guarda a cercare di risolvere dei problemi concreti e non si mantengono le paure in astratto. Ora torniamo alla cronaca con l'arresto di un 51enne trevigiano questa mattina a Fiera per tentata violenza sessuale nei confronti di una trentenne. Si è abbassato i pantaloni e ha afferrato alle spalle una 31enne albanese addetta alle pulizie in un ufficio di Fiera tentando di abusare di lei. La giovane si è divincolata chiudendosi a chiave in una stanza mentre la collega che ha assistito alla scena chiamava il 113. L'episodio questa mattina intorno alle 6, l'individuo, un 51enne trevigiano con precedenti per atti osceni in luogo pubblico, ha tentato di darsi alla fuga ma è stato arrestato dalle volanti e condotto in carcere, è accusato di tentata violenza sessuale. 13 giovani identificati che ora rischiano una denuncia per rissa. È il bilancio dello scontro di sabato notte sulle mura di Treviso che ha visto fronteggiarsi sul bastione San Marco a calci e pugni due gruppi di giovani ventenni, alcuni originari dell'Est Europa, altri sudamericani, tutti piuttosto ubriachi. La rissa poco dopo l'una a causa di qualche parola di troppo tra i due gruppetti. Una trentina, secondo le testimonianze, i giovani che si sono affrontati. Sul posto, allertati dai passanti, polizia e carabinieri, che sono riusciti a bloccare i 13 e a portarli in questura per l'identificazione.
Furto sventato all'arrivo dei carabinieri nella notte al centro commerciale Tiziano di Olmi. Intorno alle 3 ignoti hanno forzato una porta antipanico penetrando all'interno del supermercato Conad e lì hanno iniziato ad ammucchiare telefoni cellulari. È scattato l'allarme dalla vigilanza privata e immediatamente partita la chiamata al 112. Al suo arrivo la pattuglia ha messo in fuga i due che si sono dileguati nel buio. Recuperata la refurtiva, scappando, i malviventi, forse 3 o 4 individui, hanno preferito abbandonarla sul posto. Il luogotenente Nicola Berloco è il nuovo comandante della tenenza di Oderzo della Guardia di Finanza. Prende il posto del maresciallo aiutante Enrico Di Fede, che ha retto il comando per più di 3 anni e che ora andrà a ricoprire l'incarico di comandante della squadra operativa del medesimo reparto. Berloco, 45 anni, originario della provincia di Bari, proviene dalla tenenza di Caorle, dove ha ricoperto l'incarico di comandante per circa 14 anni. Oggi sciopero nazionale della scuola, flash mob e manifestazioni spontanee anche in piazza a Treviso, mentre la manifestazione più vicina, a cui hanno aderito 250 rappresentanti trevigiani, si teneva a Milano. Buona scuola, siamo noi! Siamo noi! Flash mob di studenti, insegnanti precari e ordinari contro la riforma del governo, tra inni, canti, balli, striscioni di protesta e palloncini colorati. Siamo due gruppi, una parte c'è chi è di ruolo, che ha acquisito dei diritti e lotta per i suoi acquisiti, che in realtà adesso gli stanno togliendo tutti. Noi precari non abbiamo neanche mai avuto nessun diritto. Perciò noi stiamo vedendo di fermare un tentativo di riforma che ci vedrebbe di fatto anche, nel caso di mobilità, trasferiti in liste regionali e non più provinciali, per cui ci potrebbe essere il paventato caso di un insegnante perdente posto ad Adria Polesine che vada a finire in Alto Cadore. La mobilitazione del mondo della scuola anche a Treviso, in Piazza dei Signori, nel giorno di scioperi e cortei nazionali. Il POF, che prima veniva deciso il piano dell'offerta formativa dagli insegnanti, discusso collegialmente, democraticamente, sarà completamente nelle mani del preside. È importante protestare contro questo DDL, che è una presa di posizione del governo che dà potere ai dirigenti, toglie la libertà alla scuola, la libertà di insegnamento e ha dei principi di incostituzionalità. Lui creerà degli albi regionali in cui gli insegnanti saranno praticamente lasciati lì alla mercé dei dirigenti scolastici, che decideranno in base alle loro esigenze dove confinare questi insegnanti. Cioè praticamente non cambia nulla, perché i bambini ogni anno cambieranno insegnante. Questo è il DDL al quale noi diciamo no. Rimaniamo a Treviso, andiamo nel quartiere di Sant'Angelo, dove un anziano di 83 anni è caduto in bicicletta a causa di una buca sull'asfalto e ha voluto denunciare questa situazione. Passeggiavo con la mia bicicletta e improvvisamente mi sono trovato con una buca e sono caduto. Eccola qui la buca che lungo via Sant'Angelo ha fatto cadere un pensionato del posto, Giovanni Pavan, 83 anni, a rendere noto l'episodio il consigliere comunale di Fratelli d'Italia, Davide Acampora, che ora chiederà conto dello stato della strada al comune. Dove ha sbattuto? In fianco, sulle spalle a destra. Ecco, per colpa della buca. Per colpa della buca. Senta, come sono ridotte le strade in questo quartiere, male? Beh, direi che non sono tanto ben tenute. Sono lasciate al tempo che hanno. L'anziano ha deciso di non denunciare il comune, ma dice occorre intervenire in qualche modo. Sarebbe da fare, ma anche loro che comandano sanno che le nostre strade non sono ben tenute. Sconfortato anche il cittadino che l'ha soccorso dopo la caduta. Arrivato nella Marca nel 1991, l'ha vista cambiare, in peggio, dice. A Treviso ho trovato molto e mi ha fatto molto piacere stare in questa città. Oggi, purtroppo, devo dire che le cose stanno cambiando. Le strade sono disastrate. E i danni alla bicicletta adesso chi li paga? È tutto scritto. Sono da cambiare le coperture più le camere d'aria. Unica consolazione per il signor Giovanni, non essersi fatto male. Al resto, conclude, si rimedia.
Premiati questa mattina a Palazzo Rinaldi i vincitori dei concorsi dell'edizione 2015 di Treviso Fior di Città. Per Bimbi in Festa, quattro i bambini che hanno ottenuto il riconoscimento, compreso un premio per la composizione realizzata da una bimba di appena 2 anni e mezzo. Per la sezione gruppi del concorso Piazze e Vie in Fiore, i primi classificati sono stati i negozianti di Via Roma e Via Limitrofe, secondi i negozianti di Via Santa Margherita e terzi quelli di Via Palestro. Per la sezione vetrina individuale, concorso Piazze e Vie in Fiori, il terzo classificato era Enrico De Vracchien, lo abbiamo visto poco fa intervistato sulla questione pedonalizzazione, che però sembra a causa di una svista stamattina non è stato invitato a Cassugana. Adesso la solidarietà ai veneti schiacciati dalla crisi con l'aiuto concreto degli amici delle auto storiche di Castelfranco. Vediamo. Ciao cari amici, oggi siamo a Vedelago, invitati dagli amici delle auto storiche di Castelfranco. Eccoli qua che ci stanno aspettando, che ci hanno fatto un regalo bellissimo. Hanno organizzato questa bellissima giornata per noi, per i veneti schiacciati dalla crisi. Come mai, Presidente, questa decisione? È perché siamo accorti che anche qua c'è bisogno di dare qualcosa. Ma come mai proprio i veneti schiacciati dalla crisi avete deciso quest'anno? Cosa vi ha colpito di questi veneti? Quel che trasmettevo altri per televisione. Cerchiamo con questo discorso delle auto d'epoca di portare un momento di solidarietà, di simpatia e soprattutto di aggregazione, perché l'importante è stare insieme. Noi siamo degli appassionati, ma le nostre auto sono uno strumento per imparare la storia, per imparare la società e anche il modo di vivere dei tempi passati. Lei vuol dire aiutateci a tenere in piedi questi gioielli che sono la nostra storia. A quelli che sono legislatori, a quelli che decidono le leggi, vi ricordiamo, non punite, non tassate le auto d'epoca, perché sono gli oggetti storici che più di altri si possono muovere, possono andare dappertutto e possono trasmettere un messaggio positivo. Adesso c'è una bellissima cosa, eccola qua, guardate amici, ecco, chissà quante gente riuscirò ad aiutare anche la prossima settimana con questa busta. Io ringrazio veramente tutti quanti di cuore, perché voi sapete che andranno a finire bene, ma soprattutto che aiuteremo dei bambini, degli anziani, delle famiglie in forte difficoltà. Ecco, io a nome di queste persone vi dico un grazie dal più profondo del cuore. Ciao e alla prossima. Grande attualità con la corsa per le regionali al centro della puntata di Focus di questa sera. A partire dalle 21.05 in studio col nostro direttore Luigi Bacialli ci saranno Mauro Mantovan, Fulvio Pettenaggio, Formaggio, Andrea Follini, Renato Boraso, Teresa Lapis, Vittorio Zanini. Come sempre sapete che potete intervenire nel dibattito attraverso gli SMS. È davvero tutto, noi ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi, vi auguro naturalmente una buona serata in nostra compagnia, arrivederci.